Orgoglio Granata, in collaborazione con Salamini Beretta. Che te lo dico a fare? Salamini Beretta spariscono in fretta. Amici Granata, buonasera. Grazie. Grande Toro, forza Toro. Buonasera, buonasera, benvenuti a Orgoglio Granata. Buonasera, buonasera, ben ritrovati, Orgoglio Granata. Signore e signori, buonasera, buonasera, bentrovati a Orgoglio Granata. Siamo noi, cuori Granata, e sarà un colore solo per tutta la vita. Benvenuti ad Orgoglio Granata, puntata speciale che celebra in gran parte il fantastico scudetto vinto dal Toro Primavera. Tra poco sentiremo le interviste realizzate col presidente Cairo e con Mr. Longo, ma ora andiamo a Chiavari per sentire l'analisi del trionfo Granata da parte dei nostri inviati Alessandro Costa e Diego Fornero. Chiusa dunque trionfalmente la stagione del settore giovanile del Torino, insomma ragazzi del Fila in qualche modo ha portato bene, vista la prima stagione abbiamo accompagnato il ritorno allo scudetto del Toro Primavera dopo 23 anni. Diego, sembra un po', per i non addetti ai lavori, sembra normale che il Torino vinca lo scudetto, in realtà rispetto all'anno scorso in cui perse la finale scudetto ai calci di rigore con il Chievo, il Torino sulla carta è profondamente cambiato, molto più debole e forse a gennaio si è anche indebolito, ciò nonostante è riuscito a vincere lo scudetto. Sì, se volessimo guardare soltanto i valori tecnici si potrebbe dire che forse questo Torino aveva qualcosa in meno sia della stessa squadra della passata stagione sia di tanti avversari, però non è così semplice come considerazione, perché il Toro in realtà aveva qualcosa di più, che era la voglia questa volta di sfatare ogni pronostico, mentre nella passata stagione forse era la stella più attesa nella Final Eight, perché si arrivava da una stagione trionfale avendo praticamente sempre vinto in campionato, avendo vinto il girone A con 5 giornate d'anticipo. Questa volta il Toro è arrivato a fari spenti, come più volte Longo sottolineato, e questa sera contro una Lazio che altrettanto in campionato forse non aveva fatto quanto nelle passate stagioni, ma aveva fatto benissimo in queste finali, è riuscito a spuntarla, ironia della sorte, proprio ai calci di rigore che l'anno passato furono fatali contro una squadra sulla carta più forte. Ecco, direi una fase finale, se vediamo tutte e tre partite, davvero di grande sofferenza e passione, perché col Milan nel Torino perdeva 2-0, ha fatto 2-2, è andato sotto 3-2 anche supplementari, ha fatto il 3-3 e poi ha vinto i gol. Con la Fiorentina grande difficoltà in quei 20 minuti, un Toro che è andato in svantaggio, poi l'espulsione di Papini, il 2-1, subito poi il 2-2, il 3-2 nella ripresa. E poi con la Lazio, una partita che sembrava in dominio assoluto, il Torino ha sbagliato più volte il 2-0, poi ha subito l'1-1 e nella teoria dei rigori il fatto di battere come secondo, soprattutto nella fase ad oltranza, insomma il Torino aveva grande pressione dal dischetto, e poi i giocatori Granata sono stati davvero freddissimi, quindi insomma questo dimostra anche la grande forza mentale della squadra di Longo. Sì, assolutamente, è chiaro, tre partite tutte e tre i supplementari, contro Milan ai calci di rigore, qua contro la Lazio di nuovo ai calci di rigore, sicuramente significa che questo Toro ha impegnato tante energie sia fisiche che mentali. Io sottolineo la qualità di alcuni giocatori, abbiamo visto per esempio Danza contro il Milan ai quarti di finale segnare ben tre tiri dal dischetto, due nei tempi regolamentari e uno nella fase a rigori finale. Oggi di nuovo una grande parata di Zaccagno, che con i suoi guantoni ha veramente regalato al Toro questo scudetto, anche facendo bene in tutte e tre le partite, ma soprattutto facendo una stagione eccezionale. Io sottolineerei il suo ruolo, anche se non è sicuramente il solo. Ricordiamo la tripletta di Morra fatta in semifinale contro la Fiorentina, ma ricordiamo soprattutto un grande, grandissimo gruppo che si è meritato questo traguardo che mancava nella bacheca granata da 23 anni, quindi era ora, per quanto il nostro amico Rosario Rampanti, che è stato anche nostro ospite, fosse l'ultimo ad averlo vinto, era importante che il Toro finalmente rompesse questo tabù e confermasse oltretutto il fatto di essere la società più titolata d'Italia per scudetti primavera, questo è il nono se non sbaglio, quindi un risultato veramente importante.
Ecco, insomma, che Mr. Vatte, il grande Vatte degli scudetti, delle Coppe Italia, dei Viareggio, il Torino degli anni Ottanta, aveva disegnato Longo come suo successore, e Longo è davvero stato l'arma in più del Torino. Ti chiedo, quante possibilità ci sono dopo questa vittoria che Longo rimanga? Quanto può incidere la Youth League, che il Torino disputerà anche se prima dovrà qualificarsi attraverso fasi eliminatorie? La Youth League sarebbe la Coppa dei Campioni per il settore giovanile. Quanto può questo obiettivo tenere Longo al Torino, e il destino dei ragazzi Granata? Perché sì, forse il Toro si è indebolito a gennaio, ma l'arrivo di Danza è stato davvero fondamentale, del play a centrocampo, e quanti di questi magari vedremo a Bormio con Ventura? Tre domande complicate. Beh, per quello che riguarda il futuro di Moreno Longo, oggi per la prima volta, ovviamente l'ha fatto dopo aver conquistato uno scudetto, ma oggi per la prima volta ha dichiarato di voler prendere in considerazione delle opportunità per quello che riguarda il calcio dei grandi, e che quindi se ci sarà la grande opportunità, lui, d'accordo col Torino ovviamente, quindi solo in caso di in cui la società Granata sia d'accordo e possa diciamo così trovare una soluzione contrattuale, a quel punto Longo valuterà un'opportunità. Io credo che però le panchine in Serie B, perché Longo vuole una Serie B, non siano poi così tante, quindi è possibile che alla fine rimanga anche allettato da quella che può essere questa nuova esperienza della Youth League. Per quello che riguarda il futuro di questi ragazzi, difficile dire quanti vedremo in prima squadra, perché sappiamo qual è la situazione, sappiamo che tipo di atteggiamento ha avuto Ventura nei confronti dei giocatori, l'ha detto chiaramente all'ultima giornata di campionato, che portare dei ragazzi così per stare in panchina non serve a nulla. È possibile comunque, visto che il ritiro di fatto è fra un mese, che qualcuno venga convocato in attesa magari di essere girato in prestito. Alcuni giocatori la situazione va anche risolta da un punto di vista contrattuale. Hai parlato di Danza. Danza non è un giocatore del Torino, è un giocatore della Pro Vercelli, che il Torino probabilmente avrà la possibilità di riscattare, ma intanto dovrà farlo. È sicuramente un giocatore che si è valorizzato molto in questa seconda metà di stagione in Granata. Ho perso una domanda. La domanda l'ultima è cosa significa e cosa comporterà questa vittoria per il settore giovanile del Torino, il tuo campione d'Italia primavera. Cario ha detto: io investirò, si sono risultati, più risultati di così. E che cosa manca ancora al settore del giovanile del Torino, che è già cresciuto molto in questi anni, per crescere ulteriormente? Ma manca semplicemente un centro sportivo che racchiuda tutte le società giovanili, ma è una cosa a cui Massimo Bava sta lavorando, e manca il raccordo con la prima squadra. Cioè, quando vedremo qualcuno di questi ragazzi protagonista allo Stadio Olimpico, a quel punto potremmo dire che il percorso è veramente compiuto. Allora, tutta l'estate potete deliziarvi con le foto del Toro Campione d'Italia sul sito toronext.com. Ringraziamo anche Diego per quello che ha fatto con noi quest'anno. Spesso è stato un idillio che ha portato fortuna a Toronext, orgoglio Granata, perché dicevamo il Torino Campione d'Italia, poi la squadra Baretti ha vinto il proprio campionato, anche se non c'è stata quest'anno la fase finale, e un po' sfortunati gli allievi, però globalmente arrivati alle fasi finali, giovanissimi arrivati a un passo dalle fasi finali, allievi Lega Pro che hanno disputato una grande stagione, grandi soddisfazioni dalle categorie inferiori, scuola calcio, esordienti, e soprattutto un nuovo progetto che sta per partire, di cui ha parlato anche orgogliosamente Urbano Cairo poco fa in conferenza stampa, ovvero quello della Toro Academy, che aprirà comunque una nuova era per quello che riguarda la scuola calcio del Toro e anche il settore giovanile. Quindi siamo sicuramente di fronte a un punto di partenza, perché questo non deve essere un punto di arrivo, deve essere una nuova dimensione, una nuova realtà per il Toro, che lo avvicini a quello che c'era quando io ero troppo piccolo per potermelo vivere appieno. Allora, tra pochissimo ci spostiamo dalla tribuna centrale dello stadio di Chiave, lo stadio dell'Entella, che ha portato così bene al Torino, alla zona intervista, dove hanno parlato ovviamente il mister campione d'Italia Moreno Longo e il presidente del Torino, anche lui campione d'Italia ovviamente, Urbano Cairo. Ma direi mi fa piacere di avere un settore giovanile che tutto quanto sta producendo risultati positivi, anche gli allievi nazionali nelle Final Eight, e poi insomma questa vittoria dopo uno scorso anno in cui si era arrivati molto vicini alla vittoria persa purtroppo ai rigori con il Chievo, quest'anno una grande partita di finale con la Lazio, che è una buonissima squadra, e poi la vittoria ai rigori, pur avendone sbagliato noi per primi uno dei cinque rigori, ma poi insomma siamo riusciti
Zaccagno a parare l'ultimo e gli altri a metterli dentro tutti. Quindi insomma, per noi è una gioia, per me è una gioia immensa, per tutti i miei collaboratori è una gioia immensa, perché dopo molti anni ritornare alla vittoria di un campionato importante come il campionato Primavera ovviamente è una soddisfazione notevolissima. Ho parlato con i ragazzi a fine partita, abbiamo visto davvero in grande spolvero anche il presidente Cairo, insomma, con grande festa. Sì, abbiamo festeggiato, sono andato in campo, li ho abbracciati tutti, mi sono congratulato. Voglio adesso andare con loro in albergo per festeggiare ancora un pochino, perché è una gioia notevolissima, insomma, riuscire a vincere un campionato Primavera, che è una competizione importante in cui hai delle squadre notevoli che hanno fatto anche benissimo durante l'anno, è una grande soddisfazione. Io qui ringrazio moltissimo i calciatori, moltissimo Moreno Longo, che è un bravissimo allenatore e che è riuscito a costruire una squadra di grandissima qualità che gioca a calcio. Ora e forse che qualche sirena, no, sentirà Moreno Longo dopo questa vittoria. Ma diciamo che voglio dire, io a Moreno Longo voglio bene, lo stimo, e ovviamente pur avendo noi con lui un contratto ancora di 2 anni faremo dei ragionamenti insieme. Io spero che rimanga con noi, ma anche perché con noi è un rapporto, come dire, di lungo periodo, è un allenatore al quale noi teniamo molto ed è veramente un pilastro importante del nostro settore giovanile, così come anche Massimo Bava, che è con noi da 3 anni e sta facendo benissimo, così come Antonio Comi, che è con noi, che è con me dall'inizio, mi ha aiutato lui a ricostruire tutto e oggi abbiamo un bel vivaio, abbiamo anche dei settori giovanili precedenti, la bellezza di 10 calciatori che quest'anno erano in giro per l'Italia in Serie B, dai fratelli Gomis in porta a Parigini, che ha fatto benissimo a Perugia, piuttosto che Barreca, che ha fatto altrettanto bene a Cittadella, che andrà al Cagliari, a Chiosa, che ha fatto benissimo ad Avellino. Insomma, devo dire veramente tanti buoni giocatori che sono, come dire, l'espressione di un buon lavoro fatto negli anni passati. Ultima cosa, presidente, alla fine bella immagine con i giocatori del Torino che comunque si sono complimentati con quelli della Lazio, questa sconfitta ai rigori naturalmente è un verdetto anche molto crudele. Gli chiediamo però se lo Tito si è complimentato con lei, perché era in tribuna a Chiavari. Assolutamente sì, ci siamo salutati, si è complimentato, è stato molto sportivo, come è giusto essere in queste occasioni, anche se poi evidentemente dispiace. Io ho fatto i complimenti un minuto fa a Simone Inzaghi, anche perché ha messo insieme una squadra molto buona, con grande temperamento e grande voglia, che ha avuto anche dei momenti della partita in cui ha fatto benissimo e quindi era una partita molto equilibrata. Quindi insomma, direi è una bella serata di sport, bene che ragazzi tra loro, i nostri e i giocatori della Lazio, si siano comunque sia complimentati l'un l'altro, e quest'anno vinciamo noi, l'anno prossimo è di nuovo un'altra partita. Adesso torniamo a Chiavari per continuare a celebrare lo scudetto vinto dal Toro Primavera. Sentiamo il commento del grande condottiero granata Moreno Longo, che analizza così il trionfo del Toro. Ma guarda, hai toccato 3 punti che rispecchiano il nostro percorso. Oggi si corona comunque praticamente un decennio da dopo il fallimento. Io l'ho sempre detto durante tutto questo periodo, non dimenticate che non è stato facile ricostruire da zero un settore giovanile, quindi il merito di questo va sicuramente al presidente Cairo, ad Antonio Comi, a Benedetti e a Bava per averlo ricostruito e per averlo riportato ai vertici. Il mio percorso è stato un percorso di gavetta, ho cominciato dai dilettanti e ogni anno mi sono guadagnato, penso sul campo, con i risultati, la possibilità di avere un'opportunità sempre migliorativa per cercare di puntare sempre ad obiettivi più alti. Per quanto riguarda la nostra politica di mercato, è una politica che riguarda sicuramente l'investimento prima di tutto sul territorio e poi su profili di giocatori che secondo noi hanno ancora qualcosa da dare rispetto magari al giudizio di qualche altra società. Questo è il nostro mix di situazioni che ci ha portato oggi a essere qui, a essere per la seconda volta in finale e soprattutto dopo 23 anni aver riportato lo scudetto a Torino, che penso che in fatto di storia di settore giovanile non abbia eguali. Questo è il vero Toro?
Ma guarda, io credo che questo è il vero Toro, io credo che questa sia la nostra dimensione, credo che i risultati lo stiano dicendo, lo stiano confermando, credo che la storia del Toro ha sempre dimostrato che qualsiasi cosa si è fatto tramite la sofferenza, tramite l'aver messo in campo prima degli aspetti tecnico-tattici dei valori umani importanti, e quindi credo che questa vittoria valga doppio rispetto a tantissimi altri scudetti, perché ci sono nelle categorie del settore giovanile dove si vive ad annate e quindi ci sono annate più o meno favorevoli. Noi forse l'abbiamo vinto nell'annata meno favorevole di tutte, contro ogni pronostico, presentandoci qui a fari spenti, senza che nessuno avesse puntato un centesimo su questo Toro, e abbiamo dimostrato che lo sport dà possibilità sempre, soprattutto a dei gruppi come il nostro che ci hanno sempre creduto e non hanno mai mollato. Ho detto, il destino mi ha portato qua per il secondo anno di fronte a questa dinamica. Ho detto, accetto il destino. Se dentro di me c'era sicuramente uno stato d'animo diverso da quello dello scorso anno, perché avendo la pressione di aver perso uno scudetto ai rigori l'anno precedente, vincerlo sarebbe stato davvero molto importante. Quindi a livello emotivo non è stato facile da gestire, però poi abbiamo ragionato come abbiamo sempre ragionato. Ci abbiamo creduto, nonostante a sbagliare siamo stati i primi, e quindi credo che alla fine la tenacia abbia premiato una squadra, una società, un gruppo di lavoro che non ha mai mollato dall'inizio alla fine. Ma guarda, per quanto riguarda la dinamica tattica, il nostro era un 4-3-1-2 asimmetrico, perché in fase di possesso palla Rosso si apriva sull'audi sinistra e Debeliu andava a fare il centravanti. Abbiamo cercato di sorprendere la Lazio in questa maniera, cercando di togliere quello che era il loro fulcro di gioco, che era Pace. Quindi credo che la scelta sia stata azzeccata, perché oggi posso dire con orgoglio che per 60 minuti avete visto una squadra giocare, oltre che andare in vantaggio, anche giocare bene a calcio. E quindi questo è merito sicuramente dello staff, che ha fatto un ottimo lavoro di scouting sulla Lazio per cercare di apportare la strategia giusta, e soprattutto dei ragazzi che poi l'hanno interpretato bene. Per quanto riguarda la medaglia, l'opportunità, la coppa, entrare nella storia di una società come il Torino è, credo, una delle cose più belle che possa capitare, perché questi ragazzi si renderanno conto di questi successi tra 20-30 anni, quando passeranno dalla sede, ci sarà ancora la loro fotografia insieme a delle altre da dove sono usciti tanti campioni. Noi, per quanto riguarda l'obiettivo di inizio anno, avevamo quello di ritagliarci uno spazio importante per cercare di dare a loro l'opportunità di avere delle chance per il loro futuro. Sono ragazzi giovani che agli occhi esterni possono sembrare dei privilegiati, ed è giusto che lo si pensi, però fino alla primavera io credo che non siano molto privilegiati, perché al Torino hanno e fanno molti sacrifici per cercare di ritagliarsi uno spazio importante, e molti di questi non ce la fanno. Quindi pensare che questa finale, questa visibilità possa dare a più di loro l'opportunità di vivere di questo sport che hanno sempre sognato, è una grande soddisfazione. Guarda, è stato un po' per suo volere, un po' per cabala. Se avete visto, anche quando la squadra si è radunata non c'ero né io né Morra. Abbiamo provato a capire se eravamo noi quelli dell'anno scorso che portavano Tigna, ci siamo tolti, abbiamo capito che eravamo noi, quindi quindi senza di noi, senza me dentro il cerchio, e senza Morra, adesso al di là delle battute, non se la sentiva di calciare, ha preferito non calciare. Quindi io credo che il rigore sia una questione emotiva. Stasera ha calciato della gente che penso che tutto si sarebbe aspettato tranne che presentarsi al dischetto per calciare un rigore che valeva uno scudetto, e l'hanno calciato anche molto bene. In passato abbiamo visto rigoristi, anzi specialisti, presentarsi e sbagliare, quindi credo che questa sia stata la motivazione. Non condivido sulla Lazio, permettimelo, perché secondo me la Lazio è una grandissima squadra, quindi la Lazio secondo me è una squadra costruita per vincere, ha della gente che ha vinto lo scudetto 3 anni fa dentro, e quindi secondo me la Lazio era una favorita che non era riuscita ad arrivare tra le prime due in campionato, superata dalla sorpresa Bari. Quindi io credo che la Lazio vincitrice della Supercoppa, la Lazio vincitrice della Coppa Italia,
sia stata una corazzata per noi. Quindi oggi la non favorita eravamo noi, e forse hanno pagato il peso di dover fare questo triplete per forza, però insomma, dire che una squadra che fa il triplete non è la favorita mi sembra riduttivo per quello che hanno fatto questi ragazzi della Lazio, che fino a quel momento avevano fatto qualcosa di eccezionale. Questa è una cosa che sapevamo, ce l'eravamo tolta dalla testa perché c'era una finale da giocare, e credo che qualora si possa fare e si faccia, credo che sia un valore aggiunto per la società e per questi ragazzi, perché io dico che arrivare ad un palcoscenico così, che per i ragazzi è sempre comunque un palcoscenico importante, io credo che l'unica cosa che abbia peccato un po' il Torino in queste partite sia stato, vedi, l'approccio con la Fiorentina. Però la disabitudine a giocare certe partite a volte fa scendere in campo i giocatori con un pizzico d'ansia che non li fa esprimere come dovrebbe. La Youth League sicuramente potrà far loro accumulare esperienza per poi presentarsi con uno spirito, un'esperienza diversa che potrà sicuramente metterli in una condizione migliore. Io l'anno scorso ho firmato un triennale col presidente, con Massimo Bava e con la società, e quindi ho ancora 2 anni di contratto. Ci siamo sempre detti che il triennale era per la gratificazione al lavoro fatto e per la fiducia della società nei miei confronti. Dal momento in cui io ho sempre detto c'è un'opportunità che mi stimola e che la società condivide, Moreno Longo farà il passo nel calcio dei grandi. Qualora questa possibilità valutata non fosse reputata quella decisiva, sicuramente continuerò il mio percorso qui, perché è un percorso che comunque mi ha portato a ritagliarmi uno spazio importante per quanto riguarda i giovani, e quindi sicuramente la voglia di misurarmi nel calcio dei grandi c'è. La medaglia al collo valga la storia, valga il simbolo di aver vinto uno scudetto, come ho detto ai ragazzi, per poter davvero entrare nella bacheca del Torino. Poi per chi mi conosce, lo dico a un'ora da una finale scudetto appena terminata, da domani mattina ho già la testa in moto per preparare altre cose, quindi so benissimo come funziona il calcio e quindi so che non si può mollare, non si può rallentare, quindi la capacità di spostare gli obiettivi sempre più in alto può e deve fare la differenza. Questa vittoria la voglio dedicare ai miei genitori e la voglio dedicare a mia moglie Monica e alle mie 3 bambine, perché solo loro sanno che cosa c'è dietro veramente questa vittoria qua. Quindi loro mi vivono nella quotidianità, mi vivono davvero nel mio io più interiore, quindi una dedica speciale va davvero a loro, perché sanno quanto era importante per me questa vittoria e quello che si è cercato di fare per raggiungere questo risultato. Torniamo a Chiavari, perché lo scudetto primavera è anche il primo trionfo dell'era Cairo. Il presidente Granata è felice per la vittoria e vuole ringraziare tutto lo staff che ha permesso di ottenere questo immenso risultato. Beh, direi una grande gioia, devo dire, questa vittoria, che insomma è la prima vittoria importante, perché insomma il campionato primavera è un campionato molto importante. Lo scorso anno vincemmo il campionato Beretti, però evidentemente non è la stessa cosa che vincere un campionato primavera, dove il Toro tra l'altro negli anni passati primeggiava, tant'è che abbiamo vinto 8 titoli. Per cui insomma arrivare oggi, dopo una finale persa purtroppo lo scorso anno, a rifare la finale, vincerla finalmente, ma tra l'altro devo dire giocando una partita di grandissimo livello, di grandissima qualità, è una grande gioia, una gioia immensa. Devo dire, ringrazio veramente molto tutti quanti coloro i quali hanno contribuito a questo risultato complessivo, perché poi qui è un settore giovanile tutto che sta facendo bene, perché certamente benissimo con la primavera che abbiamo vinto quest'anno, ma anche gli allievi nazionali sono andati in Final Eight, i giovanissimi purtroppo per pochissimo, la Beretti ha fatto benissimo anche quest'anno, siamo arrivati non abbiamo fatto la finale perché purtroppo non c'è la finale, ma insomma del girone
assolutamente primi, poi è mancata la finale, però certamente benissimo anche lì. Stiamo giocando nei tornei, vincendo tornei dappertutto, quindi insomma direi che c'è veramente un risultato complessivo importante. E qui insomma io ringrazio intanto Antonio Comi, che è il nostro direttore generale ed è con me da 10 anni, io compio 10 anni di presidenza e lui compie 10 anni con me come mio collaboratore importante, prima del settore giovanile, oggi direttore generale del Torino, ma con un occhio anche sempre di riguardo per il settore giovanile, adesso anche per questa nostra iniziativa nuova che è la Toro Academy, dove affilieremo molte società in tutta Italia per stabilire delle relazioni e per andare appunto a scandagliare, a cercare giocatori giovani di prospettiva che vengono selezionati appunto da queste società affiliate o satelliti. Per cui insomma direi Antonio intanto è con me da 10 anni e ha fatto benissimo, abbiamo ricostruito, lui mi ha dato una mano enorme a ricostruire il settore giovanile praticamente da zero, lui e anche Silvano Benedetti per la scuola calcio, e poi devo dire benissimo Massimo Bava, che è l'attuale direttore del settore giovanile, con il quale abbiamo un rapporto eccellente e che in 3 anni abbiamo fatto Final Eight, finalissima lo scorso anno e quest'anno vittoria, quindi in un crescendo assoluto. E poi ovviamente il nostro Moreno Longo, che ha dimostrato ancora una volta di essere un allenatore di grandissime qualità, riesce sempre a costruire delle squadre che mano a mano che il tempo passa si vede come acquisiscono diciamo conoscenze e un gioco che lui è molto bravo a dare loro, e questi ragazzi crescono in maniera esponenziale. Per cui oggi abbiamo in una squadra primavera abbiamo la bellezza di 3 giocatori che hanno esordito 2 in Serie A, Lescano e Rosso addirittura con 2 partite, e devo dire è cresciuto in maniera notevolissima, e poi anche Graziano, che oggi non ha giocato ma che ha esordito con noi a Copenaghen, tra l'altro quando vincemmo 5-1, quindi insomma direi veramente mi ha fatto piacere di vedere un settore giovanile che produce anche calciatori per la prima squadra. Quindi insomma direi che veramente per noi è un momento bellissimo, è un'annata speciale, perché siamo ritornati in Europa dopo 20 anni, abbiamo fatto un percorso importante, vincendo 8 partite di 14 giocate, pareggiandone 4, andando ad espugnare il San Mamés, cosa che nessuno aveva mai fatto prima di noi. Il Napoli quest'anno è stato eliminato dal Bilbao nei preliminari, quindi insomma direi andare a vincere là non era certamente facile. E poi abbiamo rivinto il derby, che comunque è una bella cosa per noi Granata, ci tenevamo molto, abbiamo rivinto a Milano, abbiamo battuto il Napoli in casa in una partita eccellente, fatto tante bellissime partite, e quindi insomma direi ridato una soddisfazione importante ai nostri tifosi. Stiamo lavorando alacremente per il mercato del prossimo anno, per il mercato insomma per la squadra del prossimo anno, e spero che presto daremo notizie positive di giocatori acquistati. E l'obiettivo, come sapete, è quello per noi di cercare di tenere il più possibile i talenti che abbiamo, e ho detto già io che insomma il mese di giugno è il mese in cui valuteremo con i nostri calciatori eventualmente le offerte, posto che comunque sia ovviamente vogliamo tenere il grosso della nostra rosa, e poi però dopo giugno si va in ritiro e a quel punto lì si dimentica completamente il mercato. Però oggi è la serata della primavera del settore giovanile, quindi io faccio ancora grandi complimenti e devo dire mi è piaciuta la squadra. Ho visto una squadra che in certi momenti si vedeva un gioco bellissimo, sempre palla a terra, fraseggi importanti, decine di passaggi, insomma devo dire veramente, e poi un grande cuore, una grande voglia di vincere e di non mollare. Quindi complimenti, vorrei fare complimenti a tutti senza citare nessuno in particolare, anche se poi Morra insomma con la tripletta della semifinale contro la Fiorentina ovviamente merita una citazione speciale, ma anche Rosso, che devo dire sta crescendo partita dopo partita, ma come lui tanti altri. Stasera mi ha colpito Mantovani, che ha fatto una partita veramente eccellente, Zaccagno che ha salvato in un paio di occasioni il risultato, ma anche vorrei dire Zenuni piuttosto che De Bellieu, che ha lottato e non ne perdeva una, ne prendeva tutte lui, piuttosto che insomma devo dire
abbiamo avuto una squadra che ha fatto una gran bella partita, Fissore, il capitano, che ha fatto benissimo anche lui, insomma tutti, devo dire tutti quanti hanno fatto bene, Edera che è entrato benissimo, che è un nostro giocatore giovane di prospettiva, insomma credo che veramente abbiamo una bella squadra con tanti giovani che poi hanno un bello spirito, la cosa bella è anche questa, che vedo una squadra, un gruppo di ragazzi veramente molto uniti, molto legati, molto motivati. Bentornati. Adesso invece ci dedichiamo ad uno dei più grandi bomber della storia granata, ossia Ciccio Graziani, gemello del gol di Pulici, 122 reti e tante vittorie in 8 anni del Toro. Graziani ha poi indossato la maglia di altre squadre, ha vinto da protagonista il Mondiale 1982, ma è rimasto sempre legatissimo ai colori granata. Come dimostra la sua partecipazione al Gran Gala Granata 2015 organizzato dal sito www.toro.it. Stuzzicato dal mitico Jimmy Ghione, Ciccio Graziani si dimostra un grande comunicatore parlando del Toro attuale e del Toro dei suoi tempi. Ascoltiamolo. Quanto ti amavo? Avevo 12 anni, c'avevo un pistolino così, però... Ciccio Graziani. Dov'è il microfono? Ti presento Margherita. Quanto? Tieni questo qui perché sa... Ciccio, senti, sei stata la sorpresa dell'ultimo minuto, un last minute. No, è vero, perché lo raccontiamo. Un mio amico mi ha detto, domani sera andiamo a cena, viene a Torino e andiamo a cena con Jimmy. Con Jimmy c'è un'amicizia di lunga data e ho detto vengo volentieri, anche perché dopo domani devo fare una manifestazione ad Asti insieme ad altri grandi campioni di altri sport come Adriano Panatta, Yuri King e Andrea Panetta. Allora ho colto l'occasione perché dico vado a cena con Jimmy, ma non pensavo davvero, giuro, che potessi poi ritrovarmi una serata stupenda, meravigliosa come questa facendomi riassaporare un po' i luoghi di affetto, di amore e di riconoscenza anche per chi ha vissuto la mia epoca e che ci ha aiutato a vincere tanto, a darci delle motivazioni straordinarie per essere sempre più bravi e per poterci regalare, ma soprattutto per regalare al popolo granata le soddisfazioni che hanno sempre meritato. Io prima, Jimmy, guardavo dietro l'immagine della curva di oggi e un po' mi dispiace, sai perché? Perché questo stadio una volta era, che era il mio stadio, lo hanno rimpiccolito, l'hanno rimpicciolito, l'hanno ristretto. Io quando guardavo quell'immagine ho pensato nel vecchio stadio, nel vecchio comunale, io non ho mai giocato con meno di 50.000 persone. Quando c'erano i derby, io ho visto l'ultimo derby, era pieno, era strapieno, giustamente, anche perché contiene 25-27.000, adesso non sono preciso. Ma pensate che quando facevamo i derby noi erano 75.000 persone, ragazzi. Era uno stadio da brivido e con il Toro ha dei ricordi meravigliosi, ma io prima ho detto a Ezio il suo sogno nel cassetto. Beh, io lo dico con molta sincerità, il mio sogno nel cassetto sarebbe quello di rivedere un giorno il Toro vincere lo scudetto, sarebbe la soddisfazione più grande per chi ha indossato e amato e onorato quella maglia. Io ho vissuto un'epoca diversa, se adesso ai giocatori di oggi gli diciamo del Philadelphia non sanno niente, sanno poco. Pensano che sia il formaggio, capito? No, ma io ho vissuto l'epoca del Philadelphia e vi posso raccontare che c'erano delle emozioni straordinarie allenandosi là dentro. Voi pensate che noi arrivavamo con la macchina, c'era l'antistadio, quando entravi dentro il Philadelphia c'era una foto del grande Torino che era sempre un po' sbiadita, un po' polverosa. Qui c'è anche Serino Rampanti che è testimone di quello che sto dicendo. C'era
quando passavamo là sotto per andare nello spogliatoio, chissà perché c'era un comportamento di grande silenzio, di grande rispetto. È come se quando passavamo lì sotto guardavamo questa grande foto del grande Torino con referenza, con un pizzico di timore, perché vedevamo questi grandi campioni, questa squadra leggendaria, e qualche volta ci domandavamo ma riusciremo un giorno a regalare magari le stesse emozioni che hanno regalato questa squadra. Poi strada facendo ci siamo accorti che potevamo farlo e ci siamo riusciti. Ma il Philadelphia, vi assicuro, allenandosi là dentro era davvero uno stimolo in più, perché lì dentro si era allenato il grande Toro. E quando nell'antistadio c'erano questi vecchietti, no? questi pensionati che tutti i giorni venivano a trovarci. Tra l'altro, una cosa che non concepisco del calcio di oggi è che il tifoso fa fatica ad affezionarsi, perché i calciatori li vedono poco, c'è poco contatto tra il tifoso e il calciatore. Questo è un male per il calcio, perché il tifoso ha bisogno di sentire, di fare una foto, di farsi un autografo, di viverlo un po' il proprio beniamino. Una volta potevano farlo, adesso è un po' più difficile, e mi fa piacere per esempio che questa sera ci sono dei calciatori che hanno rappresentato e rappresentano ancora oggi un bel patrimonio per il Toro, al quale io faccio un grande in bocca al lupo e gli do un grande abbraccio, perché portano una maglia che io ho amato, amo e ho cercato di onorare nel miglior modo possibile. Io mi ricordo, nel periodo che stavamo per vincere lo scudetto, mancavano 6-7 domeniche alla fine, facemmo quel filotto di partite, vincemmo 3 partite noi di seguito e la Juve le perse tutte e 3, e in tre domeniche gli siamo saltati sopra, e abbiamo cominciato a vedere che questi tifosi andavano in fermento. E una volta mi ricordo c'era un tifoso che mi disse: Graziani, io ho un desiderio, sono già verso una tarda età, mi piacerebbe davvero che voi vinceste lo scudetto, perché è l'unica ultima grande soddisfazione della mia vita. E io gli ho detto: guarda che noi stiamo facendo di tutto per potervi regalare questa grande soddisfazione, ma vedrete che ce la faremo, perché non siamo in 11 che andiamo in campo, siamo in 70.000 che andiamo in campo, non ce la faranno mai loro. Perché ricordatevi una cosa, i tifosi che avevamo noi allo stadio, la Juve non li ha mai avuti nello stesso numero. Non li hanno mai avuti, Jimmy. Una volta abbiamo cominciato, giocavamo per vincere i derby, poi ci siamo accorti che potevamo vincere anche qualcosa di più, perché noi per 3 anni abbiamo giocato alla pari con loro, e quindi quando abbiamo vinto con merito. Ma ritornando a questo piccolo esempio che vi sto facendo, quando abbiamo vinto lo scudetto, che ci siamo ritrovati 2 giorni dopo al Philadelphia per fare un allenamento, e abbiamo rincontrato quello stesso tifoso che ce lo siamo portati dentro lo spogliatoio, perché gli ho detto: guardate che questo signore ci deve dire una cosa importante. Lui ci disse: signori, ragazzi, vi ringrazio, adesso posso morire in pace, perché ho rivisto il grande Toro vincere uno scudetto. È stata una soddisfazione meravigliosa, meravigliosa. E un altro aneddoto molto bello che vi voglio raccontare è questo, poi torno a sedere. E c'era proprio quell'anno che abbiamo vinto lo scudetto, c'era di mezzo il derby che vincemmo, e il sabato stavamo facendo la rifinitura al Philadelphia. A un certo punto vediamo un elicottero bianco che si ferma su in alto, e qualcuno ha cominciato a dire: ma è l'elicottero dell'avvocato. E allora è stato 5 minuti fermo su con le palle che giravano. Era veramente l'avvocato. Allora ci siamo guardati in faccia e ci siamo detto: ragazzi, abbiamo già vinto, perché se l'avvocato si è fermato qui a guardarci vuol dire che hanno paura. Vabbè, ma allora cosa dire? Ma sono piccoli aneddoti che mi piaceva condividere con voi. No, ma siamo stati veramente grandi, eravamo una grande famiglia, e per noi il tifo è stato davvero il 12° uomo in campo, perché ripeto, con quel Toro io non ho mai giocato con meno di 50.000 persone allo stadio. Siete stati grandi. Ciccio, noi
ti amiamo in modo viscerale, perché dal grande Torino in poi ci sono stati degli alti e bassi, e voi in quegli anni lì, Pulici, Graziani, c'era anche il poeta, perché si parlava sempre Pulici e Graziani, ma c'era no, ma noi eravamo una grande squadra, perché avevamo un grande portiere, avevamo una buona difesa, avevamo un ottimo centrocampo, poi avevamo Claudio, io e Paolo l'abbiamo ringraziato più di una volta, perché senza le giocate di Claudio non avremmo mai potuto esaltare le nostre qualità. Quindi questo era il tuo. In ogni squadra ci sono magari dei giocatori un pochino più dotati, ma l'alchimia. Sì, ma quella era un gruppo meraviglioso, dove tutti sapevano giocare al calcio, chi più chi meno, ma tutti sapevano giocare al calcio, c'era un livello molto alto. Poi avevamo il Jaguar in porta, che era un pazzo scatenato. Fare gol a Castellini era difficilissimo, perché era un gatto in porta, ma volava 10 metri, lui sì, si buttava. Ma poi avevamo anche un rapporto molto bello con la società, perché io ho avuto per tantissimi anni il presidente Pianelli, al quale facciamo un grande applauso, perché col presidente era come stare in famiglia, era una persona di poche parole, ma ti regalava sempre grande entusiasmo. Lui si vedeva poco, ma le volte che veniva era sempre molto disponibile, aveva sempre una buona parola per tutti. E la nostra era una grande squadra, anche proprio perché era all'interno di una grande famiglia, col dottor Bonetto. C'erano dei personaggi davvero straordinari. Ciccio, ma dunque adesso c'è qualcosa che ci lega, che ovviamente questa fede granata. E sarà un amore solo per tutta la vita. Bentornati, davvero in forma smagliante le quattro leggende granata. Dunque, riepilogando, Zaccarelli era capitano e grande amico di Leo Junior dal 1984 al 1987. Pecci, quando Junior era al Toro, militava nella Fiorentina e realizzò l'unica doppietta della sua vita proprio contro il Toro al Comunale. Mentre Patrizio Sala lasciò il Toro nel 1981 e non giocò né con né contro Leo Junior. Ascoltiamo allora ancora il nostro Junior. Scusate, devo dare una triste notizia di servizio. Lo psichiatra di Cacciolato si è suicidato. Beh, io mi sono molto divertito. C'è stata una stagione nella quale mi piaceva molto seguire il calcio, ho avuto la fortuna di collaborare con la Rai, con Mediaset, e fare le telecronache, ed è stato molto divertente. Poi dopo ho perso un po' di passione, perché per quanto sia, quando fai una cosa bisogna che ti documenti, e ho un po' mollato. Non ho nessun rimpianto, però volevo solo specificare una cosa, che io non ho mai avuto paura di volare, io ho sempre avuto paura di cadere. Che c'è una sua differenza, scusate. Sono diversi anni che il Toro fa molto bene la sua parte e spesso riesce ad ottenere di più di quello che pensiamo alla vigilia. Io credo che per noi non conti molto arrivare settimi o decimi o dodicesimi, conta essere una squadra con un'impronta, è un'impronta che è quella del Toro, una squadra aggressiva, una squadra che combatte, una squadra che possibilmente, se ha qualche giocatore del suo vivaio, preferiamo. E prima Leo ha toccato un tasto a me molto caro, perché quando si parla del Philadelphia, e se rinascesse il Philadelphia, secondo me sarebbe molto più bello che vincere la Coppa UEFA o anche forse un campionato, perché al Philadelphia, quando lui parlava di bambini che vedevano lui, il Philadelphia è sempre stato questo. Il Philadelphia era l'unico punto. Io ho girato diverse squadre, non ho mai visto squadre dove i giocatori e la dirigenza stavano così insieme come al Philadelphia, appunto. Lì passavano dai bambini ai più grandi, ed è una cosa unica, una cosa meravigliosa. Io vedevo dei bambini che si allenavano lì nel Philadelphia, e non so, arrivava Pulici, gli diceva: hai fatto gol domenica? Poi parlava con un altro,
tu vedevi la volta dopo che questi bambini facevano la posta quando arrivava Pulici o Zaccarelli o Graziani per poterci riparlare, e poi magari correvano via a giocare felici. Sembrano sciocchezze, ma secondo me c'era un senso di solidarietà e di stare bene assieme, di appartenenza a una maglia, a una società, a una bandiera, che è molto importante. Io spero che rinasca il Philadelphia in fretta, e ringrazio chi si adopera per questo, che per noi è molto più importante di un posto più o meno alto in classifica. Beh, la scuola calcio nasce soprattutto in funzione di dare un sostegno a dei bambini che magari, finita la scuola, hanno la necessità di essere collocati in un camp come quello che poi abbiamo così cercato di costruire in questo periodo io e Italo. Devo dire la verità, già 2 anni fa Italo mi aveva cercato per fare qualcosa su questo territorio. Io avevo già preso in un impegno, avevo fatto una promessa a una persona, che poi abbiamo fatto un camp da altre parti con il Barcellona Academy, e da lì poi abbiamo, tra virgolette, tralasciato. Alla fine di quel camp Italo mi ha ricontattato, tra l'altro eravamo a pranzo con Eraldo e me l'ha buttata lì: perché non ricominciamo a fare quel discorso che avevamo iniziato l'anno scorso? E di conseguenza quest'anno, dal 14 di giugno al 4 di luglio, inizieremo questo camp con dei bambini per quanto riguarda il territorio savigliano e zone limitrofe. Il percorso è un percorso molto semplice, c'è uno step di ingresso dove cercheremo di fare, in base alle fasce di età, dei gruppi omogenei in base alle qualità del momento, quindi costruire dei gruppi più o meno omogenei inteso come qualità tecniche, e dopodiché inizieremo il percorso che dura 5 giorni più sabato mattina. Sabato mattina l'abbiamo fatto in funzione anche del genitore che lavora e quindi ha la possibilità di venire a vedere i propri figli che giocano. Quindi tutto ciò nasce da un rapporto con Italo, che di calcio capisce poco, io ne capisco un po' di più, e di conseguenza è il binomio migliore, perché così parlo solo io di calcio, lui non parla mai, fa altre cose e va bene così. No, rubo solo un attimo per dire ai genitori dei bambini che sarà un corso non fondato sulla tecnica, lo fa Patrizio, ma sulla corsa. Abituatevi. Ma è bello questo, perché poi, siccome lui è un insegnante di corsa, inteso come nel calcio non è importante correre tanto, ma correre bene, saper correre bene, e lui è un maestro, perché lui non correva poco, correva bene. Io correvo tanto perché ero più somaro di lui, ma non mi vergogno di questo, perché in ogni squadra ci deve essere il somaro, ci deve essere il puledro. Lui era un puledro, correva meno ma correva bene, perché insegnare è anche saper correre, saper stare in campo, e questa è una differenza. Ci racconti un po' come andava la discussione degli ingaggi annuali con i presidenti? Beh, devo dire che non lo so come andassero i contratti con Castellini e Bonetto, voglio dire. Noi facevamo i nostri contratti, io credo che noi al Toro guadagnassimo bene, il precedente era generoso, e credo che quelli della Juve guadagnassero come noi quando vincevano. Se non vincevano guadagnavano meno di noi, perché Pianelli, oltre a essere un appassionato di calcio, era anche molto generoso. Però era bello, perché c'era un tira e molla, c'era un gioco con il presidente, col direttore sportivo, ma alla fine era, come dire, un gioco delle parti, perché comunque la passione che avevamo noi per giocare, la passione che aveva la società, la volontà della società di farci giocare, ci si voleva bene a vicenda, e non succedeva mai che non si trovasse un accordo nei tempi stabiliti. La forbice tra i ricchi e i poveri si è molto allargata, ed è difficile che oggi una squadra di provincia, una squadra non di prima fascia, possa lottare per vincere un campionato, possa tenere i giocatori molto forti nel tempo. Questo è vero, è molto difficile, però il bello del calcio è anche, e qui mi viene in mente questo esempio, anche se a qualcuno darà fastidio, perché dovevo ricordare i Gobbi, voglio dire, la sfida l'ha decisa Morata, che il Real Madrid ha speso del centinaia di miliardi con un paio di giocatori, e hanno scartato Morata, se quello gratuito, e ha vinto. Sono belle storie anche queste. Certo che è vero che il Verona o il Toro o il Cagliari, andando avanti, faranno più fatica, vincere, come sarà quasi, se è più difficile oggi. Tu hai giocato con grandi campioni, hai giocato ad avversario con Leo, abbiamo visto la doppietta dentro la Fiorentina, hai giocato con Diego. Ti chiedo, ecco, tra Leo e Diego cosa c'è in comune? Credo forse la stessa anche umiltà, lo stesso attaccamento ai compagni, perché erano dei giocatori che
non se la tiravano, erano molto vicini a voi. Ad esempio Diego era il tuo elettricista. Beh, guarda, io credo che in tutti i mestieri i più bravi sono i più disponibili. Per cui, tra l'altro, Leo, oggi che è qui posso anche fare una confessione. Mi ricordo una volta giocavamo Pescara Bologna, io sbagliai un passaggio, il Pescara ci fece il 2-0 e noi rischiavamo di retrocederlo, uno degli ultimi anni in cui giocavo, e fu una delle poche volte in cui in macchina al ritorno piansi per colpa di Leo, pensa un po', in realtà la colpa era mia. Però al di là di questi episodi, i più bravi sono i più disponibili. Poi se noi facciamo dei paragoni, ogni giocatore ha la sua grandezza, per cui giocatori diversi, io mi inchino davanti a tutti i bravi giocatori, ma sono paragoni improponibili. Però i più bravi sono i più disponibili in tutti i mestieri. E abbiamo pure un progetto lì a Rio da 8 anni che facciamo una volta al mese. Facciamo una serata con i miei amici che sono musicisti, ci mettiamo lì a cantare tutto quello che prendiamo della gente che paga il biglietto. Destiniamo a 5 istituzioni lì di carità, sai, con questi soldi lì prendiamo degli abbigliamenti, prendiamo un po' di quello che hanno bisogno queste istituzioni. È una maniera che abbiamo trovato non solo per divertirsi, anche per aiutare la gente. Il problema era che chi faceva la Coppa UEFA arrivava secondo, terzo, tu fa conto, quest'anno vince il campionato il Barcellona, in Coppa UEFA l'anno dopo ti potevi trovare il Real Madrid, quindi non era facile quegli anni lì fare la Coppa UEFA. Fossimo stati, io prima Leo avevo un libro, sono andato a guardare, ci fosse stata la nuova concezione della Champions League, noi saremmo stati per 5 anni sempre in Coppa dei Campioni. Quindi questo avrebbe sicuramente cambiato magari anche la storia del Torino, ma non perché noi avremmo vinto qualche cosa, ma perché avremmo partecipato con grande continuità e avremmo anche guadagnato, non noi, ma la società molto di più per poter investire. Quindi la difficoltà è stata anche legata a questo episodio. Le società sono state furbe, quelle importanti, a un certo punto a decidere che forse non era meglio scannarsi solamente per il campionato italiano, ma andare a fare una Coppa dei Campioni come è strutturata adesso, perché qui basta che arrivi terzo o quarto, perché adesso è peggiorato il ranking UEFA, ma se tu arrivi quarto, fai la Coppa dei Campioni e come accesso tu prendi 25-30 milioni di euro. È molto complicato e lì hanno scelto chi poteva scegliere di non scannarsi per vincere il campionato, ma anche solo un po' appiazzamento da alcune squadre poteva andare bene. Non era tanto forse per lo spettacolo che facevamo noi, ma era proprio per l'importanza. Ormai l'hanno detto in tutte le maniere, anch'io poi posso anche annoiare e ripetermi, ma era proprio il fatto che tu avevi la vicinanza del pubblico, era un punto di riferimento per la gente. Noi al mattino anche tante volte facevamo solamente seduta atletica, ma c'era gente che veniva lo stesso a guardare solamente per stare lì con noi a vedere quello che facevamo, no? E poi uscivi e quindi c'era un grandissimo contatto con il tifoso e con il pubblico, una grande partecipazione. E questa è sempre stata la forza che ha avuto in più il Torino in confronto alle altre realtà. E io mi auguro che appunto Philadelphia alla fine venga fatto, ma che soprattutto all'interno del Philadelphia vengono messi dei contenuti veri, e questo allora sì che potrà dire che finalmente il Philadelphia è rinato. Ma non è che ho soltanto uno, perché lì era la squadra, era il collettivo, però uno come Beruato non posso mai scordarmi, perché Beru era sempre una persona che tirava su gli spogliatoi in tutti i momenti, quello che faceva un po' tornare sempre allegria quando avevamo qualche problema negli spogliatoi, è uno che non posso scordare. Cioè, parlare di uno solo non mi sembra giusto, Cioè, con Zacca c'è la questione anche della vecchiaia, noi eravamo i due più anziani lì, lui con l'esperienza sua mi ha dato una grossissima mano per il mio inserimento, non solo nel calcio italiano, nel Torino, nella città, ma soprattutto nella società che andavo a vivere per 3 anni. E quello lì sicuramente sarò grato per lui per tutta la vita, perché la sua mano mi ha fatto diventare e mi ha fatto anche avere l'opportunità di essere qui con voi.
Rieccoci qui, ben ritornati ad Orgoglio Granata. Adesso è il momento di un'altra interessante clip da vedere insieme. Dedichiamoci ad un grande storico del Toro, Franco Ossola, figlio dell'omonimo attaccante del grande Torino ed autore di grandi libri sul Toro, in occasione della ricorrenza del 4 maggio. Ci ha raccontato alcuni aneddoti davvero interessanti legati al grande Torino. Il primo capitolo è dedicato a Ferruccio Novo, presidente del grande Torino. Ossola ci racconta come Novo edifica quella squadra leggendaria e come cerca di ricostruirla dopo la tragedia di Superga. Vediamo allora insieme Franco Ossola e sentiamo le sue parole. Novo era praticamente il calcio italiano, nel senso che aveva allungato le mani su tutta la meglio gioventù calcistica italiana ed era veramente un uomo in gamba, nel senso che prima di tutto si fidava dei suoi collaboratori. In secondo luogo era un esperto di calcio e aveva intessuto una ragnatela in tutta Italia di persone fidate che gli segnalavano i giocatori più promettenti. E quindi ad esempio Franco Ossola, che arriva primo del mattone di quello che diventerà il grande Torino, gli viene proprio segnalato da un ex giocatore del Torino che si chiamava Antonio Ianni, era stato un grande negli anni 20, all'epoca era allenatore a Varese, dove mio papà giocava nelle giovanili, e dice: prendete sto ragazzo perché è veramente in gamba. E da lì incomincia mattone dopo mattone la costruzione di una squadra straordinaria, e come tutte le cose straordinarie, le componenti che arrivano a costituirle sono tante. Sono la competenza, sono il naso, il fiuto, sono la fortuna, perché anche quella, sono le condizioni temporali, perché il grande Torino ha una storia irripetibile. Non potrà mai più ripetersi una cosa come questa, perché al di là della capacità dei giocatori, proprio il tempo in cui il grande Torino è nato, sbocciato, si è sviluppato e ha creato questa meravigliosa storia, erano del tutto particolari. Scordiamoci i presidenti di oggi. Ferruccio Novo era uno che aveva un'impresa che commerciava in prodotti per l'agricoltura, soprattutto famosa la ditta Novo perché vendeva le cinghie di cuoio. Le cinghie di cuoio che servivano all'epoca per la trasmissione del moto alle macchine operatrici all'interno delle attività produttive, oppure per i trattori, cose di questo genere. Avevano agenzie sparse nel nord Italia soprattutto, e Ferruccio aveva un fratello che si chiamava Mario, di qualche anno più vecchio di lui. E quando Novo diventa presidente, il fratello gli dice: senti Ferruccio, tu non pensare più all'azienda, la mando avanti io perché fai solo dei pasticci. Tu pensa al tuo Torino, che siamo contenti tutti. E quindi arriva fino alla fine e poi si illude quando succede la tragedia, che i miracoli si possano ripetere. Ma invece non è così, e immagina di poter ricostruire un grande Torino però attraverso un metodo completamente diverso. Mentre prima era guidato dall'intuito e dalla capacità del radar di individuare i bravi elementi, adesso si affida ai soldi e crede di mettere insieme una nuova grande squadra spendendo tanto. Compra Moro per 50 milioni nel 1949, l'anno dopo lo regala quasi al Bari. E la stessa cosa, lo stesso peccato di presunzione quando gli offrono la nazionale. Lui, Barassi, che era il presidente federale, ritiene che, fatto il miracolo del grande Torino, si può fare una grande nazionale, ma si sarebbe fatta con i giocatori del grande Torino, non con la miscellanea dei giocatori pur bravi delle altre squadre. E lì Novo si gioca l'amicizia di Vittorio Pozzo, perché Vittorio Pozzo, che fino a quel momento era stato il responsabile della nazionale, non gliela mai perdonata. E questa è un po' la figura di Ferruccio Novo.
Rieccoci qui, ben ritornati ad Orgoglio Granata. Continuiamo a parlare di Franco Ossola. Infatti, torniamo a parlare proprio con il grande Franco Ossola del grande Torino. In questo caso dello staff tecnico però, di quella squadra invincibile. Ossola ce ne svela i segreti e allora noi vogliamo ascoltarlo. Sentiamo ancora le parole di Franco Ossola. Cosa è qualcosa di diverso rispetto agli altri questo libro? Perché sono tutti dei gioielli tuoi, ma ovviamente in particolare... Non voglio autolodarmi, diciamo che sono pillole di storia, curiosità, cose che magari normalmente non vengono conosciute proprio perché sono nei risvolti di una storia che è la storia del Torino, estremamente articolata e ricca. A proposito, allora diciamolo subito perché non so se è scritto nel libro, ma me l'hai raccontato fuori onda la famosa storia di Loic e Mazzola, che hanno scritto ovviamente pagine importanti del grande Torino, che il Torino sta poi al Venezia, soprattutto superando una concorrenza importante. Sì, quello è stato il grandissimo colpo da maestro di Ferruccio Novo, il presidente del grande Torino, che riesce a strappare proprio alla concorrenza juventina Loic e Mazzola, le due mezze ali già della nazionale, e due giocatori che avrebbero cambiato il destino della storia, nel senso che se fossero passati davvero alla Juventus e non al Torino, probabilmente avremmo avuto una grande Juventus, una grandissima Juventus, un grande Torino, ma con un gradino inferiore rispetto a quello che è stato, perché effettivamente lo riconoscevano anche i compagni. Rigamonti, ad esempio, era il primo e diceva: Rigamonti diceva, io sono una schiappa, sono uno che randella, insomma, che non ha niente. Il vero campione fra noi è Mazzola. È giusto che guadagni di più, noi lo sappiamo, ma se non c'è Mazzola noi non vinciamo. Allora Mazzola, se sta con noi, vinciamo tutti insieme. Questa era un po' la filosofia che li teneva tutti insieme, riconoscendo che Valentino Mazzola aveva una marcia in più, insomma. E tutti gli allenatori che lo hanno avuto, a cominciare parliamo dal 42 fino al 49, i famosi 5 scudetti e la Coppa Italia, lo hanno sempre ovviamente tenuto in palmo di mano, perché era uno dei grandi giocatori, i Cruyff, i Maradona, i Baggio, i grandi, i Messi, i grandi giocatori di adesso, insomma, i Meazza che l'avevano preceduto. E quindi nel tempo, da Cuti, Cagliani, a Ferrero, a Sperone, si arriva alla fine quando il grande Torino va nelle mani di Egri Erbstein. Veniva chiamato Sor Ernesto, lo chiamavano, ma lui si chiamava Ernest. Lo pigliavano un po' in giro perché era una persona tutta di un pezzo. È quello che incomincia a dare un tono nuovo non solo alla tattica del gioco del Torino, ma scrivendo anche articoli e discutendo e facendo del calcio oggetto di riflessione all'intero calcio italiano, insieme ad altri suoi colleghi, Arpad Weiss ad esempio, dell'Ambrosiana, del Bologna, tutti della scuola, diciamo, ungherese, mitteleuropea, che comunque in quegli anni insomma dettava legge dal punto di vista proprio della concezione del calcio come quasi come scienza, in sostanza. È una cosa difficile perché è un altro calcio dal punto di vista tattico. Che modulo possiamo... è una squadra molto offensiva. Non è niente difficile perché era un tranquillo 3-4-3. C'erano i tre difensori, i due terzini e un centrale. Il libero non c'era. Quindi i due terzini dovevano, nel caso in cui il centrale, che era Rigamonti, il libro lo faccio vedere sempre, si fosse trovato in difficoltà a fare le cosiddette diagonali, c'era il quadrilatero di metà campo, quello era il vero cuore, il vero motore del grande Torino, che erano Grezzer, Castigliano, Loic e Mazzola, e le tre punte, quindi un 3-4-3, niente di che. E le due ali giocavano praticamente sulla linea dell'out, e lì Ossola riusciva lo stesso in un fazzoletto ad andare via al suo terzino, mentre Menti invece faceva volate imperiose perché era un giocatore potente, e Gabetto un marpione che stava un po' lì al centro dell'area, il giro con la gara. Era veramente un modulo normalissimo ma molto efficace. Poi succedeva che quando decidevano di vincere le partite attaccavano in sette, i quattro più i tre,
I terzini raramente superavano la metà campo, il centromediano assolutamente mai. E quindi era una formazione di quel genere. E arriva con Herbstein, che si porta poi in collaborazione con Livesley, che era il preparatore atletico. Quindi Herbstein era quello che definiva la formazione e la tattica di gioco, ma non l'ho mai visto, non c'è una fotografia di Herbstein in tuta. Invece ci sono fotografie di Livesley, preparatore atletico in torso nudo che tira pallonate da tutte le parti, ed era il cosiddetto dimostratore tecnico, lo chiamavano così. E sarà un colore solo per tutta la vita. Ben ritornati ad Orgoglio Granata, proseguiamo con le nostre clip. È stato detto molto, se non tutto, sui giocatori del Grande Torino. A Franco Ossola però abbiamo chiesto di farci una scheda tecnica degli invincibili. Ne abbiamo ricavato alcuni spunti davvero molto interessanti, allora vogliamo sentire anche noi insieme questa scheda tecnica. Sentiamo ancora Franco Ossola. Vacicalupo era un portiere moderno. L'azzardo del Torino è quello di buttarlo in prima squadra a 20 anni, avendo alle spalle praticamente nulla esperienza. All'inizio un po' di difficoltà, poi le doti atletiche straordinarie gli consentono di far sempre bella figura. È uno dei primi portieri che esce col ginocchio in avanti per tenersi lontano gli attaccanti che magari avevano ancora l'antica tradizione di travolgere i portieri. L'asse della difesa erano Ballarin e Maroso, Aldo Ballarin ovviamente perché era il fratello Dino che giocava in porta, due uno al contrario dell'altro. Ballarin era una roccia, era uno che picchiava anche in modo notevole e si faceva carico quando c'era qualche conto da saldare. Lui e Castigliano erano i due che saldavano i conti. Dall'altra parte lo stile straordinario di Maroso, quindi potenza e agilità e freschezza. Al centro c'era Rigamonti, era un rodomonte vero e proprio, era un centrale praticamente insuperabile. La sua sfortuna è stata quella di aver Parola, il giocatore della Juve, tecnicamente molto più bravo di lui e stilisticamente più bravo, che gli portava via il posto in nazionale. Il quadrilatero di centrocampo c'era Grezzar, la Gazzella, un atleta straordinario, era quello che ragionava più di tutti. Castigliano era quello che tirava e che dava una mano a Ballarin quando bisognava saldare i conti, e poi c'erano Loic e Mazzola. Loic è stato sovente sottovalutato perché è un po' in ombra rispetto a Mazzola, però era un giocatore di sostanza e segnava anche parecchio. Mazzola era il top di tutto, era la summa di tutto quello che un calciatore può avere, quindi intelligenza, tattica, velocità, resistenza, potenza, tiro, gol, fiuto, carisma. L'attacco da destra presentava Menti, che era l'ala destra per antonomasia, cioè quello faceva quello di mestiere. Il centravanti era Gabetto, arrivava della Juve, e non c'erano stati particolari scandali nel suo passaggio dalla Juventus al Torino, lui felicissimo di rimanere in città, ed era le vieux diable, lo chiamavano, il vecchio diavolo, perché se ne inventava di tutte e faceva dei gol veramente straordinari, famosa la rovesciata. Allora, alla sinistra c'era Franco Ossola, che invece era l'opposto di Menti, era tutta finezza, tutto ricamo e segnava tantissimo, e la maggior parte dei gol lasciavano quasi interdetti gli stessi tifosi. Cioè si accorgevano che Ossola aveva fatto gol un attimino dopo che la palla era entrata in rete, perché era quello che metteva il piede, che spingeva il terzino e poi arrivava lui. Insomma, e quindi segnava molto di astuzia, raramente di potenza. Ecco, questo era l'11. Poi c'erano, sono morti in 18 a Superga, c'erano le sette riserve che sovente non sono ricordate e che erano Martelli, Operto, il fratello di Ballarin, Buongiorni, Fadini, Schubert, quindi 18 giocatori morti a Superga, praticamente tutti nel giro della nazionale, perché anche quelli che erano tra virgolette riserve, anche gli italo-francesi avevano giocato nella nazionale francese.
Quindi il fior fiore del calcio italiano che se ne va in un attimo. Questo era il grande Torino. Ben ritornati ad Orgoglio Granata, adesso è il momento di un'altra clip. Andiamo infatti a sentire ancora lo storico Granata per eccellenza, Franco Ossola. Stavolta ci parla di Vittorio Pozzo, uno dei fondatori del Torino, il primo allenatore della storia Granata e vi ricordo per decenni allenatore dell'Italia con cui vinse due mondiali e un'Olimpiade. Pozzo in Italia-Ungheria del 1947 fece giocare 10 giocatori del grande Torino, ma incredibilmente tra questi non c'era Franco Ossola Senior. Allora, Ossola Junior ce ne spiega il motivo e quindi ascoltiamolo. Allora Franco, ovviamente ricordiamo che Vittorio Pozzo è stato uno dei fondatori del Torino dal 1906 al 1911 calciatore e poi fu il primo allenatore, perché fino al 12 non c'era allenatore, fino al 22 e poi ovviamente i 20 anni nazionale. Quindi una figura davvero che ha scritto la storia del Torino. Sì, non ha scritto soltanto la storia del Torino, ma ha scritto la storia del calcio. Ma il Torino gli è debitore in modo speciale, perché nelle sue memorie lui ricorda proprio l'inizio del calcio qui a Torino, e l'inizio del calcio a Torino è ovviamente Torino, e lui al Torino rimase legato per moltissimi anni e all'inizio faceva di tutto, seguiva la rivista, faceva il redattore, faceva il segretario, si portava le cose a casa, mandava gli avvisi ai giocatori per presentarsi in campo, e a un certo punto dal 12 in avanti, avendo lui maturato esperienze nel calcio inglese, dice: ragazzi, ma e ci vuole qualcuno che da fuori riesca a valutare meglio il gioco, perché fino a quel momento era il capitano, diciamo, il simbolo della squadra, giocatore, allenatore. Gli allenamenti erano molto all'acqua di rosa, quando uno aveva tempo andava ad allenarsi, e con Pozzo invece la cosa incomincia a diventare molto più programmata, molto più precisa, quindi arrivano le convocazioni, arrivano le sgridate a quelli che non si presentano in tempo, e porta il Torino quasi al primo titolo. Ma poi proprio in quegli anni, e proprio in quell'anno particolare, la solita fortuna del Toro, scoppia la guerra e il campionato viene interrotto, quando il Torino era sul punto di andare a giocare le finali, ecco, e lo scudetto viene assegnato postumo al Genova. Quindi già un primo, tra virgolette, torto fatto la società. E poi ha sempre avuto un occhio di riguardo nei confronti del Torino, perché insomma gli è rimasto nel cuore, era la squadra della società della sua giovinezza. Ecco, ma un po' sconvolto, una cosa mi ha detto che io ovviamente non sapevo, e credo che molti a casa non lo sappiano, che in realtà nel famoso Torino che giocò con l'Ital Tor, che giocò con 10 giocatori del Torino, Italia-Ungheria, 10 giocatori del Torino, mancava Bacigalupo, c'era Sentimenti, ma mancava anche Ossola. Sì, mancava anche Ossola, perché all'epoca nel Torino giocava ancora Piero Ferraris secondo, se si usava... quando c'erano i cognomi che si ripetevano, c'erano i numeri romani che distinguevano i singoli giocatori, e Ferraris era stato campione del mondo nel 38 a Parigi ed era un giocatore coi fiocchi. Mio padre era molto più giovane di lui e doveva recalcitrante, doveva comunque aspettare il suo turno, e in quella fatidica partita dove giocarono 10 giocatori del grande Torino con la maglia azzurra della nazionale, Ossola non trovò posto, ma non lo trovò mai nella nazionale maggiore, perché era un giocatore polivalente, che era una figura, il giocatore polivalente, non gradita a Pozzo, che preferiva invece avere i singoli giocatori coprissero il loro precipro ruolo, cioè centravanti, l'ala destra, e non il polivalente, magari il jolly che poteva coprire più ruoli. Questo purtroppo penalizzò mio padre, che giocò soltanto in nazionale una partita nella nazionale giovanile contro la Croazia. Quindi non giocò mai in nazionale, Franco? La nazionale A non giocò mai. Io ho le maglie, ho la maglia della nazionale azzurra, ma era riserva,
lo chiamava, sì sì, mi stava lì però a guardare gli altri, purtroppo. Che magari è una cosa un po' triste da ricordare, però è importante anche far capire la figura di Pozzo, che subito dopo la tragedia di Superga fu lui che aveva questi ragazzi che li conosceva appunto quasi come fossero dei figli, che dovette fare un po' il riconoscimento dopo quello che è successo. Sì, quando accadde il 4 maggio del 49 la tragedia, che l'aereo del Torino si schiantò a Superga, nessuno aveva il fegato di andare su, anche perché l'aereo si era praticamente accartocciato ed era stato un disastro terribile. Ho visto le immagini recenti di quell'aereo caduto nelle montagne francesi e mi ha immediatamente riportato l'immagine di quello che quasi certamente è stato il disastro di Superga. E Pozzo andò pietosamente a tentare di ricomporre quello che era rimasto di giocatori del Grande Torino. Alcuni, lui stesso lo disse, il bigliettino con il nome che so io di Ossola piuttosto che di Mazzola che o di Fadini era ipotetico. Ecco, in questo però c'è anche una sorta di patetica, romantica e anche drammatica cosa. Come sono morti tutti insieme, io sono anche così commosso nel pensare che tutti insieme si sono ritrovati anche dopo, cioè non mi pare strano immaginare che là dove c'è mio padre ci sia anche un po' di tutti i suoi compagni, perché effettivamente fu uno strazio terribile. E il fegato di andare a fare questa pietosissima operazione ce l'ho avuto soltanto Pozzo. Ben ritornati ad Orgoglio Granata, adesso proseguiamo con la trasmissione e con le clip. 127, 122, 77, non sto dando semplici numeri, ma sto parlando del quinto, del settimo e del decimo marcatore della storia del Toro, ossia di Marco Ferrante, Ciccio Graziani e Rolando Bianchi, idoli assoluti del popolo Granata, che abbiamo ascoltato nei giorni scorsi commentare la stagione Granata appena conclusa. Ferrante presso la sua scuola calcio, Graziani e Bianchi invece perché premiati al Gran Galà Granata, organizzato da toro.it. E allora ascoltiamoli insieme e vediamo la clip. Marco Ferrante, Social School, Open Day. Marco, insomma, innanzitutto complimenti per questa cosa che hai organizzato, strutturato, che hai creato praticamente dal nulla qui a Gogliasco in Corso della Manna Torino. Ma sicuramente è un qualcosa di piacevole per i bambini, ecco. Affinché si divertano i bambini, per me è un motivo di soddisfazione, rimane la mia vittoria. Ecco. Struttura nuova, come è stato detto più volte, tanti bambini al seguito, ce ne saranno anche degli altri, allenamenti particolari, abbiamo preso un po' spunto dall'Ajax, dall'Arsenal per quanto concerne i piccolini, e perciò un qualcosa di innovativo sicuramente. Senti, oggi vabbè, è per far conoscere ai nuovi possibili adepti come questa struttura, però la scuola calcio sta per partire, soprattutto i camp estivi, vuoi dirci qualcosa? Ma sicuramente sì, i camp estivi partiranno per 5 settimane consecutive dal 15 giugno al 19 luglio, e invece le attività, i campionati normali partiranno a settembre come in tutte le altre società, ecco, partiamo dai piccoli amici. Perciò 2008, 2009, 2010 ci fermeremo agli esordienti, perlomeno in questa struttura, ma sempre cinto di aprirne altre tre per far sì che anche gli altri possano dar seguito ad altre categorie. Chi volesse iscrivere suo figlio o sua figlia alla tua scuola calcio, è importante segnalare che tu sarai presente tutti i giorni, non è che ci sia pure giorno e poi vai in vacanza. Ma no, per l'amor di Dio, per me è motivo di soddisfazione stare sul campo con i bambini, insegnargli un qualcosa di interessante, ecco, qualche nozione, qualche trucco del mestiere, e farli crescere sicuramente il primo aspetto che cura l'educazione. Poi per chi volesse iscriversi basta che vada sul mio sito Social School Marco Ferrante, perciò è molto semplice. Cos'è che ti dà più soddisfazione, a parte vedere tanti ragazzi e tante famiglie a seguito, insomma,
tu hai giocato per tanti anni ad altissimi livelli, poi in questa fase ti stai dedicando ai bambini anziché fare il dirigente, magari una scuola professionistica, però ti dà più soddisfazione questa, penso. Ma come primo step sicuramente sì, anche perché vorrei trasmettere a loro quello che mi hanno insegnato a me da bimbo, ecco, che non tutti fanno. Ho la presunzione di dire che ci posso riuscire, perciò perché non provarci. E poi più avanti si vedrà. C'è un allenatore di quelli famosi che hai avuto, o anche magari meno famosi che hai avuto da giovane, da cui hai più imparato, a cui hai tinto di più per queste lezioni al Marco Fragante Social School? Sì, sicuramente sì, infatti un suo allievo che è di Napoli, tra l'altro, che verrà, che è anche docente a Coverciano, che verrà anche in questa struttura, che mi ha insegnato prima a vivere e poi a giocare a calcio, prima a stare al mondo e poi a giocare a calcio, l'educazione che deve essere il primo step importante non solo per il campo ma anche per la vita, e dopo anche qualche trucco del mestiere che poi mi sono portato con me fino a fine carriera. Senti, tocchi il mestiere, ti chiedo un'intervista chiedendoti un commento su questo campionato del Torino, campionato in tre fasi, male le prime 18 giornate in cui il Torino aveva il peggior attacco, poi si è sbloccato bene fino al derby vinto e poi un calo nel finale. È giusto così? C'è qualche impianto o tutto sommato il campionato giusto? La partenza è un po' lenta, poi nel mercato di gennaio il Torino ha fatto un gran mercato, ha indovinato gli acquisti, in primis Maxi Lopez, è solo che dopo a rincorrere si è pagato un po' lo scotto finale, no? Nello sbagliare, diciamo, le ultime 5-6 partite, per non rincorrere, si poteva rincorrere un'altra volta un sogno che all'inizio sembrava ancora proibitivo, ma alla fine che era alla portata il discorso europeo. Però tutto sommato penso che sia un'annata da 8 in pagella, sicuramente. Sì, Lopez, ma un po' ricordato il tuo arrivo al Torino, sei arrivato nel 97, e la prima partita hai fatto forse 4 gol in casa, hai avuto subito un impatto positivo, poi c'è stato un calo nel finale di quella stagione. Ecco, è importante, no? L'impatto subito che ha un giocatore nuovo a gennaio, soprattutto una punta. Ma sì, sicuramente sì, diciamo che anche il pubblico del Toro ti trasmette se hai un briciolo di carattere, un qualcosa in più per poter far bene. Lui si è subito improntato, non nel calcio italiano perché l'aveva già fatto, ma Torino è una piazza difficile per quanto concerne gli attaccanti. Ecco, se si va a vedere un po' la storia, diversi attaccanti hanno fatto più di 100 gol, perciò sai, c'è sempre lo scotto che loro non sono mai uguali agli altri. Invece Maxi Lopez non è giovanissimo, però penso che nei prossimi 2-3 anni possa dare una grandissima mano al Toro, sicuramente. Una cosa sul mercato, qualche cessione andrà fatta, perché insomma i giocatori di livello poi sono ambiti dai top team, però il Torino sembra abbia tracciato il solco, cioè probabilmente tra il sesto e il decimo posto, e quella è un po' la posizione che abitualmente il Toro va a seguire in questi anni. Guarda, con la cassa fatta da Immobile Cerci, diciamo che il Toro ha operato bene sul mercato. Adesso, per quanto si legge, quanto si vocifera, Darmian dicono che sia appetibile per Bayern Monaco e Barcellona. Questo vuol dire che il Toro e in primis Ventura hanno fatto un lavorone bravo per chi l'ha preso, anche per Petrarca e Cairo. L'obiettivo è, se tante volte un giocatore importante come Darmian dovesse andare via, con quella cassa spendere per mettere ogni anno un pezzo, costruire un pezzo di mosaico importante per far sì che il Toro in 2 anni consecutivi, un anno centrato l'UEFA, l'anno dopo la sfiorata, chissà, può darsi che l'anno prossimo si possa centrare la zona Champions magari. Ciccio Graziani, sommerso, no, da questo affetto, forse non ti aspettano più di ricevere tante... No, ma i tifosi del Toro sono sempre molto affettivi, poi hanno dei ricordi meravigliosi, quindi era inevitabile che ci fosse questo attestato di simpatia e di affetto, mi fa piacere. E tu, dopo il Torino, hai giocato anche in altre squadre, questa è stata grande mandia, però forse nessuna tifoseria come quella granata è legata a te, non solo per lo scudetto, anche per la generosità che mettevi in campo. No, ma io devo dire che nelle squadre in cui ho giocato ho ancora un ottimo rapporto con tutti. D'altronde, quando tu ti impegni e ci metti il cuore, poi ti apprezzano dappertutto. Però è chiaro che col Toro ho avuto un matrimonio di 8 anni, sono stati anni importanti, qui sono cresciuti i miei figli, mi sono affermato, quindi il Toro è una parentesi della mia vita meravigliosa. Commenti un po' la stagione di quest'anno, dopo 20 anni il Toro ha vinto il derby, alla vostra epoca si vinceva almeno una volta all'anno, e poi questa cavalcata europea, se ti ha entusiasmato? No, mi ha entusiasmato, peccato che sia finita anzitempo perché il Toro non meritava di uscire, però abbiamo fatto una gran bella figura. Poi forse quest'anno ci aspettavamo di ritornare in Europa, magari non ci torneremo perché non ci sono le potenzialità, però ci hanno regalato una soddisfazione enorme, vincere un derby era 20 anni che aspettavamo, quindi solo per quello è una stagione meravigliosa. È stata una bellissima serata, mi fa piacere vedere soprattutto che si è risvegliato l'orgoglio granata, quindi quella è la cosa più bella.
Abbiamo passato anni bui, adesso ci sono gli anni felici, quindi sono contentissimo per il Toro, per la gente di Torino che se lo merita e per questa splendida storia. Quindi spero veramente che ci siano anni felicissimi anche i prossimi. Ti svelo un aneddoto: lunedì dopo il derby avevo avuto ospite in trasmissione Meku Beccaia, che ha detto che il primo messaggio di felicità dopo il derby è arrivato da te. Quindi vuol dire, insomma, che tu sei sempre con grande effetto il Torino anche da distante. Sì, no, ma ovviamente, insomma, è una parte di me, quindi sono contentissimo che ci sia riuscito, insomma, sia riuscito a vincere il derby, e quindi sono felice per la gente, per il presidente che se lo merita e per i giocatori, quindi bene bene, contenti per loro. Senti, ti chiedo, tu hai fatto tantissimi gol nel Torino, se vuoi estrapolarci due o tre momenti più belli di questi anni in Granata. Ricordiamo che anche tu hai fatto un grande sacrificio nel momento topico della tua carriera, sei rimasto in Serie B col Torino quando magari avevi delle offerte importanti. Sì, ma sono tutti stati belli i momenti, insomma, quelli, sia quelli belli che quelli brutti sono stati bellissimi, li porterò sempre con me perché sono stati momenti fantastici. Ti faccio fare un saluto ai tifosi del Toro e poi ti libero. Niente, un saluto grande ai tifosi del Toro, sempre Forza Toro, e come ho sempre detto il mio cuore è a forma di Toro, quindi siete sempre nel mio cuore e niente, in bocca al lupo per il proseguo di tutte le prossime stagioni. Ben ritornati ad Orgoglio Granata e adesso andiamo ad uno dei momenti della splendida settimana trascorsa a maggio da Leo Junior a Torino. Il Museo del Toro ha dedicato al fuoriclasse brasiliano una mostra temporanea davvero molto suggestiva. Alla cerimonia non potevano di certo mancare Antonio Comi, attuale direttore generale del Toro, ma negli anni 80 giovane punta granata che debuttò in Serie A proprio con Junior, e l'avvocato Nizzola, nel 1984 amministratore delegato del Toro, che porta Leo dal Flamengo al Toro, e Giampaolo Ormezzano, giornalista storico e grande amico di Leo Junior. Allora ascoltiamoli. Altre cose, hai in mano un pezzo prezioso, si accomodi caro direttore generale, grazie. Ci porta un pezzo che era l'altro giorno al braccio di Camille Glick, questa è la fascia. Sì, sì, da parte della società del capitano Glick, che lasceremo a voi. Grazie. Che dire, poi deve parlare ancora Giampaolo, quindi è un problema enorme. No, ma siamo con Leo, non si ogni volta la batteria, vai pure tranquillo. In veste ufficiale, ma soprattutto in veste di amico, ogni volta che viene Leo, per noi e per me è un piacere, un onore averlo tra di noi, perché come diceva prima il signore è stata la storia, una delle storie del Torino, una grande storia del Torino. E ci ha fatto piacere anche le sue interviste dicendo che in questo momento rivede un po' il Torino importante, e questo per noi è un motivo d'orgoglio, perché se è detto da lui è tanta roba. Grazie. Come ha fatto a portare Junior al Toro? Beh, è stato l'unico giocatore che io ho trattato direttamente, quindi sono un po' più legato a lui che a qualsiasi altro, e poi mi ha dato anche l'opportunità di conoscere Rio. Sono stato qualche giorno a Rio, sono andato per comprare Junior, evidentemente non potevo andare a Rio, e quindi ho avuto questa soddisfazione enorme di andare lì a conoscere la gente, i dirigenti del Flamenco, di conoscere Leo, fare questa trattativa tra persone veramente molto molto serie, e mi ha fatto molto molto piacere. Leo, è inutile che io dica chi è Leo, voi lo conoscete meglio di me, quindi nel tempo si è fatto conoscere da tutti, è un uomo eccezionale. È un amico fraterno, quindi ne posso parlare solo bene perché è come se fosse mio fratello, e questa è la verità. Devo ricordare una cosa a Leo, lui non se la ricorda forse. 1986, Guadalajara, vigilia di un famoso... Ma questa storia? Ma loro non la sanno. Io lo incontro. Sono 30 anni che ascolto questa storia. E lui mi chiede, tu non ti ricordi? Senti, allora, Guadalajara, perché voi non siete giovani, non lo sapete, nell'86 non c'erano neanche nati molti di loro. Guadalajara, che tra l'altro è una splendida città, vigilia di un Francia-Brasile che si rivelò poi determinante, rientro di Zico, io lo trovo la sera prima a spasso nel ritiro, tutte ste menate italiane non esistono, no?
E gli dissi, facendo lo spiritoso, ecco, gli dissi, cavoli tuoi o di Socrates o di Falcao domani, perché rientra Zico e uno dei tre, via, era ancora il Brasile grande favorito, no? E lui mi guarda e mi dice, ma capisci proprio niente tu di calcio, di sport, di Brasile. E mi ha detto una cosa che credo ogni giocatore sognerebbe di sentirsela dire. Ogni brasiliano è felice di lasciare il posto in squadra a Zico, che è un grandissimo che non ha vinto niente, non per colpa sua. E poi era mio amico. Poi era tuo amico? Era, no, è mio amico. Ancora? Poi lui ha girato un po' di mondo, no? Mamma mia. Ecco, questa è stata la lezione che mi ha dato. Poi il Junior per me è stata una pillola casalinga, pillola, come posso dire, terapeutica. Nei riguardi di mio figlio che è qui, che è un giornalista con la schiena dritta che si occupa dei gobbi tutto il giorno, perché quando andava male a scuola glielo portavo, stavo in Valsalice, no? All'inizio di Valsalice, e lui lo sgridava e mio figlio finalmente mi prendeva sul serio. Adesso c'è anche Matteo, che è il settimo dei miei 8 nipoti, già doverosamente, l'altra sera si è addormentato sull'1-1 e si è svegliato su un altro risultato il mattino dopo, ecco. No, volevo solo dire che Leo ci ha insegnato questo, poi ha insegnato un sacco di cose. Faccio anche ammenda in parte di una cosa. Quando arrivò ero scettico, anche perché me ne parlò bene un gobbaccio, però di talento, è un caro amico che si chiama Darwin Pastorin, e mi disse guarda che è proprio forte quello lì, è proprio forte. Ecco, no, non ripeto più niente, ho saputo della sua età, un giovane vicino a me. Nizzola invece molto più vecchio, mio compagno di scuola al liceo Cavour, lui era il primo di tutto. Io quando è andato via lui sono subentrato io come pallavolista mediocre, cestista mediocre, lui vinceva tutto, era bravo a scuola, tutto molto. E poi dopo di noi è venuto un minore dello sport italiano, Olivio Berruti, con uno scampolo così, una scheggia impazzita, giusto un pomeriggio. Orgoglio Granata, in collaborazione con Salamini Beretta, che te lo dico a fare? Salamini Beretta, spariscono in fretta. Siamo noi!